Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Dying Light 2. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Quindi andiamo a vedere un attimino. Vabbè, per quanto riguarda il diario dobbiamo seguire il cecchino che abbiamo. Aspetta, fammi vedere un attimo una cosa. Cecchino ricompense. Attenzione, ci dà l'arco come ricompensa. Aspetta, usciamo un attimo e poi riprendiamo. Sì, è molto veloce, effettivamente. Comunque, ragazzuoli, mi raccomando, come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Siate sportiveggianti. Seguitemi anche sull'altro sito per le live, dove faremo cose anche riguardo Dying Light. O stiamo già facendo, insomma. Date un occhio. Poi c'era... Ah no, aspetta, si passa da quest'altro lato, forse per arrivare anche lì. Sì, credo di sì, si deve rifare il giro di qua. Allora, a parte che c'è questo qui, vi ricordo naturalmente che se avete Amazon Prime sull'altro sito potete collegare l'account per abbonarvi in modo totalmente gratuito per supportarmi, insomma, in tutto quello che faccio. È un grandissimo supporto, quindi apprezzo tantissimo, cari, se potete, tanto per voi è a gratis, insomma. E nel mentre, proseguiamo con il nostro Aiden, che sta creando un po' del panico, ma soprattutto nell'ultimo episodio avevamo avuto qualche informazione in più riguardo anche il suo passato, tra virgolette qualche informazione in più, se vogliamo in realtà qualche dubbio in più, perché insomma il nostro aguzzino si è ricordato di noi, è quasi come, non dico con affetto, però con un po' di riguardo quando gli abbiamo detto di nostra sorella, quindi probabilmente noi... Naturalmente siamo il protagonista, siamo il giocatore, però siamo un po' speciali, diciamo così. Siamo speciali anche nel parkour, eh? Lì siamo veramente tanto speciali. Un bimbo speciale che a volte fa cose straordinarie, a volte, come detto, si ribalta su se stesso. E allora io nel mentre comunque vado a raccattare un po' di roba. Poi ci facciamo anche un recapino per quanto riguarda il bestiario. Magari non adesso che siamo al buio, quindi è meglio che ci diamo una mossa per quanto riguarda l'uscita da questa zona qui. E soprattutto, insomma, il cecchino ci dà l'arco, quindi signori attenzione, perché l'arco poi diventa tutta un'altra cosa, eh? Poi Robin Hood style non ce lo toglie nessuno. Spero che vi stia garbando comunque questa serie. Earth to Aiden. Man, I'm just a million miles away. Do you have nightmares about what he did to us? All the time. That's why I want to kill the fucker. Waltz is number three on my list. Ah. Chiediamo comunque, siamo curiosi, pure lei era una bambina. Oh man. Someday someone will write a book about it. And it ain't gonna be a bedtime story. No, direi di no, effettivamente. Most of them are gone. I ran across one guy though. He'll sleep with a knife in his hand for the rest of his life. And the refrigerator he converted into a shelter for himself. That he'll never leave. We didn't organize a therapy group, if that's what you're asking. So, Waltz experimented on you? When? How long? When? It's blurry, the time I spent there, but I was a lucky one. Managed to run after him. Fortunata, magari, insomma, a meno che non c'ha il biscione sotto. I'll take that as a compliment. Those who do don't usually have fond memories. Most prefer to forget me, if they survive. But you ran. Scappato, ma scusa. Sort of. Ci devono dire qualcosa? Cecchino, ancora non sappiamo. Non cecchina, quindi può essere. C'ha le zizze, ma magari c'ha pure il cobra, che ne sai. Wait, you got a hit list? Seriously? Do I look like I'm kidding? The city's got a lot of trash, and I'm the maid who's gonna make it the capital of cleanliness. Who else is on it? Besides Waltz, Butcher, Hakon, and... You know what? It's a very Hakon già fatto, sta già pagato. Deserve a bolt between the eyes as well. And by whose authority are you doing this? You kidding me? The highest court of justice in the land. My own noble authority, your honor. And you? What were you doing with that bastard Hakon? Non ci aveva detto tutto, Who do you think shot him when you were romancing each other in the cabin?
So? Ah, è lei il cecchinato, giustamente. You'll have a hard time believing this, but he saved my life. E io l'ho fatto morire male, però. When I came to town, I was infected, and no biomarker. People at the bazaar wanted to hang me. Sure, I'd do it myself. Grazie. But he got me out of there. Got me a biomarker. Can't believe he duped me. He dupes everyone. Like everyone. I trusted him once too. Really? Tell me about it. Maybe someday. But my story's similar to yours. He tricked me. And people died. Better forget about him. Or do like me. When you see him next, make sure you have a crossbow and a bunch of bolts handy. Ok, not chatting. Sì, noi l'abbiamo lasciato, poi effettivamente bisogna vedere se è morto o meno, però c'è da dire anche questo. Fin quando non vedi morire uno, mai dire mai. Ma pure quando hai visto morire, mai dire mai. Perché siamo in un mondo di infetti, di, insomma, zombie, tra virgolette. Niente, noi ogni tanto abbiamo un coccolone, un calo di zuccheri, che per carità ci sta, però. Scusate. Ma che mi hai chiamato alla radio? Te ne sei andato? Ma scusa, sono cascato 2 metri dietro di te, aspettavi. Ah, grazie. Vabbè, comunque. And no one in the GRE noticed? At some point they did. I heard that's why they kicked him out. Too bad it was too late. Sì, comunque noi sveniamo e lei ci lascia così come un sacco di patate. Carità, non ci deve niente, però insomma, giusto a controllare, senti se c'è ancora il battito, se no te ne vai. And Hakon, why is he on the list? Because he killed Lucas? No. I like those blue puppets, the PKs. But no, I don't give a shit about Lucas's death. And why then? That, my dear, is a long story for another day. Let's just say everyone on that list deserves a headshot, and Hakon deserves something worse. Fuck! Ce l'ho io il pertugino lì. Fucking great. Te preoccupa che ta risolvo io, signori. This is a GRE facility, isn't it? Tiè, hai visto? C'ho il passepartout. Oh, it worked. Where did you get that? You know Dylan? E chiediamo prima noi. You know Dylan? No is an overstatement. He contacted me because he wanted to escape the city and waltz. He was frightened. Something must have happened, or he found something. What could he have found? I don't know. He knew I was in touch with Frank, but then Dylan just disappeared, stopped making contact. Dylan gave me this before he died. Waltz killed him. Fucking. So he got him after all. Also, Dylan told me to find someone named Luan. You know who that is? Maybe we were meant to meet each other. The universe brought us together for some fucked up reason. What? I am the one. Ah, attenzione. Dylan wanted to contact Frank. He said the PK commander, Lucas, found something. Something Waltz had been looking for a long time. He wanted to escape the city so that Waltz wouldn't get it. The GRE key? I have it now. Probably. Lucas died because of this gizmo. Dylan, too. Watch out. Or you'll be next. It's valuable. For Waltz, invaluable, I suppose. So you'd better not lose it. Look out! What's going on? Impossible. Waltz must have switched on the generators. Waltz? But why? Don't have a clue. Who knows what's in that fucker's head? Come on. Hurry, ladies before and they gentlemen, go off again. The train is delayed. The metro service is sorry for any inconvenience. Please mind the gap. Thank you for your attention. You're fucking welcome. Hurry, Aiden. Seems we have a clear path to the central loop. Proviamo. Aspetta, che abbiamo sbloccato qualcosa a livello di combattimento, quindi abbiamo. Abbatti velocemente un nemico che non se lo aspetta. È necessario equipaggiare un coltello. Ma devo tenerlo sempre equipaggiato? Questo potrebbe essere un problema. Oppure per caricare un attacco di forza e premi caps lock per... il problema sapete qual è qua? Che magari questo che ci toglie un po' di rotture di palle.
iniziano a essere pure una combinazione di tasti che io non ricorderò mai, ma mai nella vita. Sta di fatto anche che vorrei dare un'occhiatina anche all'attrezzatura che ho. Io al momento ho questo che ci dà danni per armi a due mani più 6%. Ok, questo meno, questo è nuovo. Danni alla velocità, rigenerazione, salute. Quest'altro pure è nuovo. Aumento danni tirapugni che non ho. Portata, durata, spirito, resistenza ai danni di giorno. Danni armi a due mani un po' meno, però tanto ci dà altri bonus intriganti. Per la manina stiamo utilizzando questo, danni attacchi per velocità di rigenerazione salute. Abbiamo sbloccato quest'altro che è danni armi a distanza. Non male, ma per il momento... Allora, andiamo a vedere le scarpette, che ce ne abbiamo una marea pure di scarpe. Quelle che abbiamo equipaggiate. Resistenza a danni da umani, costo vigore, rigenerazione vigore, danni... questo è buono per il vigore. Danni armi a distanza. Distanza... Danni, velocità, rigenerazione, salute. Costo vigore, armi da mischia, meno 4% rispetto a meno 5,4. Però vigore si rigenera più velocemente e facciamo parecchi danni con un'arma, quindi va bene. Quelle sono più o meno dello stesso genere. Pantaloni, abbiamo questi che ci danno un bel po' di bonus. Sono anche quelli un po' più rari. Esperienza parkour un po' di più. Costo vigore, armi a distanza, rigenerazione vigore, danni. E ogni tanto questo controlla se... veramente... ho cercato un po' di cacchina. Questi poi magari qualcosa la vendiamo pure. Questo, esperienza combattimento buono, costo vigore meno, danni arma a una mano. Questo è buono. Se troviamo un altro proprio dello stesso genere, magari che hanno quel simboletto, quindi dovrebbe essere questo. Costo vigore, armi da mischia, meno... in realtà non è meglio. Maturo equipaggiamento. Fanno più danni ma meno a livello di vigore, quindi per il momento faccio così. Questo vabbè, per ora ok. E vabbè, per... continuiamo un po', poi magari anch'io do un'occhiata, se no... ah, ce l'ha sbloccato l'arco? Ma il fatto è che pure l'arco se rompe... posso controllare un attimino la situazione? Credo di sì. Credo di sì. No, non ce l'ha la barra però, eh. Non ce l'ha la barra. Mentre per quanto riguarda la creazione, noi le frecce le possiamo fare, utilizziamo i rottami e le piume. Ok, 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 ok. Va bene. Oh, io onestamente questo lo terrei in considerazione, l'archetto, eh. Ah, c'è un container qua vicino. Bisogna capire se sta da sto lato o dall'altro. Credo da questo lato, perché ci stiamo avvicinando. Allora. Aspetta, aspetta, fammi vedere una cosa. Siamo dei barboni, raccatta tutto, ma sta di fatto che mi sta avvicinando strasi da qualche parte qua là. Monetine. Sta là il container, yes. Allora, prima di tutto raccattiamo cose, raccattiamo anche questo. Perfetto, due ce ne stanno. Non basta per livellare, quella sta là sopra, ma io comunque qua un'occhiatina ce la do. E va bene, va bene. Are we going or what? Oh, devi stare un pochino calma perché io giustamente l'occhiatina in giro vado pure là, no? Funny. Fuck. Oh shit, look! Lights here too! Look! It's all lit up! It's fucking unbelievable! Oh, come up to the roof! We'll check it from above! The Savior is coming to lead us to
heaven! Non ho capito l'entusiasmo. Hai sbloccato l'opzione teletrasporto tra le stazioni della metro attive. Ok, perfetto. Oh, che comodità. E aspetta un attimo. Madonna santa, che pressing questa, rotti i coglioni. I was wrong. Can't see shit. E allora, signor, dai. I really thought it'd work. You were fucking duped. At least it's peaceful. Yep. That's why I come here when I'm pissed off. So a lot, believe me. Look, Aiden, they're back on. They're fucking coming back on. You see that, Aiden? You see that? It's beautiful. Oh, I can't believe it. No, I just can't believe it. Come on, you stand this. Oh, I see it, Danyar. I'm at a lookout point, and it's quite the show. How'd this happen? Dark as hell for 15 years, and suddenly this? I don't know. Don't know. But we need to find out. Then drop by the canteen and let's talk. Been missing you like last year's snow loca. While shotgunning beers and screwing bartenders. You know me. It's a gift. We'll meet you there, dumbass. Something's wrong. No. Oh no 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 no. No. Ma scusa. Fuck. What the hell's going on? So that's the fisheye. Okay, how do we get there? The fisheye's gotta wait. Gotta wait, but why? We need to check the substations. One's over there, level with the PK tower. What about the fisheye? Listen, I want to help you, and I will help. We'll do this together. But you have to understand. It's the first. It's been the same situation for over 10 years. 10 years of this fucking darkness. We gotta check this out. How do we get to the substation? It's an old paraglider. It'll help you get to places you normally can't reach. Mm. Just follow me. Wait. Fuck. Proviamo. Hai ricevuto il parapendio, ti permette di percorrere grandi distanze in volo e atterrerai in modo sicuro quando scendi da alte quote. Tieni premuto Z per aprire il parapendio mentre sei in aria, premi S per sollevarti e stabilizzare la discesa. Il parapendio consuma vigore, se arriva a zero perderai il controllo del volo. Capiterà spessissimo, immagino. Allora, progetto del parapendio, ma perché si rompe? Vabbè, comunque nel dubbio, signori. Z... con S stabilizziamo e mi sa che dobbiamo cadere qua però per forza, no? Penso proprio di sì. E Zatan! E se ne va! Attenzione che si scivola, buono! La Patafink! Patafank! Bravissimi! Credo fosse voluta come cosa, non ne sono convinto, però penso proprio di sì. Necessario? Non credo. Vabbè, ci stanno robette molto eccessive. Scusa, Geno. Scusa. Attento che si scivola. Aspetta. Vai. Ok. Mo come risalgo io qua? Ce la fa da qua, non credo neanche per... E invece sì, vedi, ma che ne sai, con quale agilità il nostro Aiden. Aiden, fa così, va. A posto, siamo andati un po' più bassi, ma vabbè, dobbiamo fare pratica. Signor, dove sta? Eccola. Not bad.
Insomma. For a rookie. Ecco. It's easier than it looks. I still can't believe this is happening. I think Walt's turned the power on somehow. Però poi se n'è andata l'aceto. He's never helped anyone. Why would he give people power back? Are you sure it was him? He used the GRE key in the car factory. I think that's when everything lit up. That makes sense. Years ago, the military took over the plant to secure the energy cells on the hills. But I had no idea they could still be made to work and power half the city. Keep an eye on that key, Aiden. Hell knows what else can be done with it. Lascia fare. We better hurry to the substation. Ok, sempre di parapendio, andiamo. Allora, puoi usare i condotti di ventilazione per ottenere una spinta verso la direzione desiderata con il parapendio. Inoltre, volare all'interno dei condotti di ventilazione ti fa recuperare vigore. È possibile partire direttamente da un condotto di ventilazione con il parapendio. Posizionati davanti al condotto di ventilazione e ti premuto zero per lanciarti. Ok. Guardala come spicciona. Allora, aspetta. S per stabilizzarti in aria. But you better keep practicing if you hope to beat me. I didn't know it was a race. It's always a race, Aiden. Tac. Che ne sai, signor? Che ne sai? Oh. Vabbè, è uguale, no? Di nuovo? E vai, va. Way better. Hai visto? But you have to control the wind. Otherwise, it controls. Una cosa alla volta, signor. Intanto buttati, vai, io ti seguo. Vado io? Vai tu? Allora, la sguiscia. Madonna mia, guarda che bustata che ha dato la signora. Il parapendristo! Il parapecristo. E niente. Ma. Cazzo di tasto. Cazzo avevo premuto. Forse non è comodissimo il tasto Z. Occhio. Aspetta. Più che altro volevo vedere che cosa. Ah no, quasi scende, ok. Aspetta, arrivo. Hai visto? Bravi tutti proprio. Ok, from here it's not far at all to the substation. Go there and activate it. Ma come faccio a te? On my own. Ecco. You're a big boy. You'll figure it out. Sono sempre gli stronzi There's di turno. There's another one near the metro. I'll check that one. If we get one or both of these working, means we can activate all of them. Hey, but how do I activate it? It's not rocket science, Aiden. Those are old systems. I guess we need to make sure fuses and cables are working. Ok, questo mi c'ero imbattuto anche in una missione secondaria. No, missione secondaria, in una zona. E probabilmente dovevo prima arrivarci qua. Per questo, insomma, anche per quanto riguarda le live con le secondarie, è sempre bene andare un po' avanti con la storia principale. Perché ad esempio ero arrivato. Dov'era? Ah no, questa mo me l'ha sbloccata. Prima era bloccata invece. E diceva di ricollegare tipo la corrente, una cosa del genere. Quindi probabilmente è legato a questo meccanismo. Noi dobbiamo andare in realtà abbastanza distanti lì sotto. Quindi possiamo pure provare ad andare col parapendio. Per quanto lì non credo che ci sia dello spiccionamento. A meno che non vado nella palazzina. Porca troia. Porca troia. Vabbè, scendiamo ormai. Vedi in faccia. Vedi, sta pagato. Z, hai tutti. This paraglider. Can it be made to fly faster? Possibly. But that's something you should ask the craftmaster about. Ok. Aspetta. Salve, cari. C'è qualcosa di interessante qui dentro? Credo che andrò. Aspetta. Approfittiamo del boost. Bravi tutti. Those paragliders? It used to be a Night Runner's favorite toy. You're a Night Runner? Me? Night Runner? I wish. They were really something, Aiden. Real heroes. The only thing I had in common with them was substance abuse. But maybe someday.
Vabbè, io comunque sono arrivato, eh. Bravi tutti. E ora sai che dobbiamo scendere però, eh. No, puoi scendere, puoi scendere. Che cazzo, una volta che devi scendere, scendo. Vai. Bravo. Poi mi dici di andare là, mo scommetto che poi dovremo risalire. Aspetto le palle. Questo. Ah, c'è anche un container. A posto. Hey, you. Seen any signs of renegades around here? No. See, Private? Now calm down and let Aglaad think. What's there to think about? Why not head back to base? Who the heck are you, anyway? I'm someone offering to help. I'll check what happened to the power. You know anything else about it? That's top secret military information. We're trying to figure out how to get up there. Just go ahead and tell him everything, why don't you? Every last detail. Well, what's the big secret, huh? We need to get this piece of shit working, that's what. My colleague's vastly oversimplifying things, but his gist is correct. There are obvious signs of the electricity having returned. This here appears to be a substation. It and others like it are capable of transmitting electricity throughout the city. We have orders to get this building functioning once more. Meaning, turn it back on. Unfortunately, without climbing equipment, access to it is severely limited. E noi che ci stiamo a fare? Want the electricity for the peacekeepers? What would you do with it? Plug shit in. What do you think? The gentleman here must be asking how it would affect other people if the control of power is in the hands of peacekeepers. Per dire. The answer, however, is relatively simple as well. Whoever controls the power controls the city. I got it. In any case, I don't need equipment to get up there. Vado io, don't I can climb up there without the equipment. You'd be willing to do that? You'd be doing a great favor for the peacekeeper. Sapete se la do a voi l'elettricità poi. Ecco qua. What was that he said? I think it was something about his mother and a goat. PK morons! We'll be taking that electricity! Thank you very much! Kill him! Vabbè, ce la fate da soli. Sconfiggi i rinnegati, no? Non ce la fanno. Merda. La dilata sui denti. Questo ci piace. Vedi? A posto così. E dai. E niente. E credo che ci sia un problema. Connetti i cavi all'interno della... Ok. Ah, ci ho messo un po', però va bene. E allora, immagino di dover... Allora, vediamo. Who taught you how to fight like that? Lascia fare. Name's Aiden. Hey, you guys know this one? What do the bullets say to the man that got shot? You're dead? No, just passing through. You severed his limbs with a machete, Nitaf. Technically speaking, that's a melee weapon, while bullets are reserved for... I'm glad you're fine, too. Still want to climb up there, Aiden? Not for free, of course. Che fa, pago per attivare la cosa? Specialists, fittingly. Ah, ci pagano loro, scusa. Insomma, che cazzo stiamo a fare? If you need any help up there, give us a holler over the radio. Aglaad's good with electronics. However, from here, I can estimate the level of damage done to the apparatus. Aglaad's got a knack for electronics. Okay.
Allora, attiva la sottostazione. C'è questa finestrella aperta apparentemente, quindi dobbiamo... Siamo là che siamo passati prima. Vediamo. Oh. Vedi, sì. E là. No. Vabbè, non è necessario che... Nianza fa tutto da solo, Benissimo. Aspetta. E Satan. Bravi tutti. Allora. I'm inside. How's it look? Somebody was in a big hurry when they took it offline. I would surmise the main circuit suffered a break. Find a cable and connect the source of power to the transmitter. That should restore the circuit. Allora, la centrale elettrica è una delle due tipologie di impianto presenti nella città. Dopo averla completata, potrei assegnarla a una delle fazioni e modificare l'allineamento città. Per attivare la centrale elettrica devi riparare i collegamenti dei generatori. Per prima cosa trova un generatore attivo indicato da una luce verde, l'abbiamo visto, e collegalo a uno inattivo indicato da una luce rosa. E le centrali elettriche attive forniscono energia a vari oggetti della zona, come scatole di derivazione o insegne per negozi. Ok. Vabbè, nel mentre uso la torcia, mi dispiace. E dovremmo andare a prendere qua sopra quel baracchino che ci serve a noi, quindi penso che ci possiamo arrampicare qui anche da qua. Allora. Intanto vediamo un po' anche come funziona sta cosa. Tipo questo. Immagino di poterlo, di non poterlo utilizzare qua. Quindi ah, ok, quindi mi porto questo per collegarlo ad un'altra inattiva, che possono essere quelle lì. Ma devo collegarle numeri e numeri, tipo la 2 va attaccata alla 2, o posso fare come cazzo mi pare? Perché c'è anche da vedere questa cosa. Proviamo ad attaccarla a quella che ci dice lui. Gesù Christian. Se lascio il cavo. Ah, torna indietro. Vaffanculo. Vabbè, ma mo siamo arrivati qua sopra, quindi abbiate pazienza, ma cerco di recuperarmi anche della roba. Se la troviamo. Altri, in realtà stava al piano di sotto, però penso, non sono sicuro che dobbiamo collegare i cavi con i numeri uguali. Però, insomma, vediamo. Scassiniamo anche questo. Bene. Ok. Attenzione, mannaia sporca, macete unico. Unico che però potrebbe scassarsi male. Allora, noi in realtà dobbiamo andare al piano sotto pure per prendere eccessivo. Posso comunque scendere. Tac, bravissimo. E rifacciamo la stessa cosa. 32 metri di cavo, ok. E, scusa, io a sto punto... Scendi qua, 32 metri dovrebbero bastare. Faccio dritto per dritto. 6 metri, 5, 2, 1. No, non arriva. Se lo faccio passare di là mi sa che so ancora più metri, no? No, in realtà no, quindi devi via pure la strada giusta, ok. A posto. E aspetta che qua c'era comunque il... stava sopra il container. C'è buttato sotto. Quindi poi devo arrivare lì e possiamo arrivarci da qui direttamente. Chiuso dall'altro lato, vedi che sono stronzo.
Va bene. Allora facciamo una cosa. Io ne avevo... Oh, ne avevo visto uno là, il numero 1. E il numero 1 dove sta? Mi sa sotto di noi proprio. Yep, I'm on top of the substation, trying to connect the power to the transmitter. Questo è più cool. Wasn't a piece of cake in here after all. Sure you're gonna make it? I met a bunch of PKs who couldn't get to the substation themselves. So that's why you haven't called me yet. You should see them. Get to decide which one I like more. You know that'll cost you, right? The peacekeepers, they're all right. But they're not the sort to help out of the kindness of their hearts. I wouldn't know what to do if it wasn't for them. Besides, they're down there and I'm the one up here. Tough choice, huh? I wouldn't give it to them. I mean, fuck them. They have their own men. And what about the free folk? Someone should be on their side. Who else, if not people like us? Hmm. I'll think about it. No, in realtà sono d'accordissimo. Just don't take too long, Gaja. Wait, what? I'm already done here and you're dicking around over there. Always with the competition, huh? È tutto chiuso dall'interno. Questo interno però ci avrà un modo per essere raggiunto, no? Tipo. È stato anche utile questa cosa. Allora. Ah, aspetta, è vero, c'è questo. E dai cazzo, ma che si blocca come un rincoglionito ogni tanto. E mi sa che stiamo facendo molto più strada di quella che dovevamo fare, però vabbè. C'è sempre tempo per collegare la corrente. Anche perché sono discretamente utili e importanti. Scassiniamo anche questo. Qua, o meno. Anche qui. Oh, ammazza quanti macete epici, unici e sportiveggianti stiamo trovando. Altro? Sta cacciare. Per carità, ho trovato questo. Ok, vabbè, ripiamo questo. E dobbiamo trovare la strada per andare su. Che da qua secondo me è troppo lunga. 7 metri, 6 metri. È troppo. Quindi probabilmente dobbiamo rifare la strada che abbiamo fatto qua, credo e spero, anche perché no sì, forse sì. Aspetta, che dove è il container? I plugged it in. What now? Activate the control unit. It's in the control room. On my way. Your help is an important contribution to make this city safer. I just wanted to say that so you feel appreciated. And so you understand how important this is. Okay. Thank you. Sì, ma I guess. Non la do a voi l'elettricità, la do ai barboni. Allora, sala di controllo. Vabbè, magari sta là il... A quel piano, no? Vediamo. Sì, infatti sta là. Inhibitor container nearby. Questi, aspetta, poi attiviamo. Apriamo anche qua, già che ci siamo. Ok, poi apriamo qui. Ok, abbiamo aggiunto un paio, quindi possiamo aumentare. Siamo 3-5, quindi dovrei aumentare un po' salute. Anche no. Comunque il vigore ha il suo perché. C'è sempre tempo per aumentare la salute, dai.
Allora, beh, qua stessa cosa, quindi se la diamo a loro... Aggiunge gli airbag. Sopravvissuti piazzano gli airbag in tutte le aree con il... sotto il loro controllo. Questi, vabbè, siamo ancora a quello delle... trappole per auto, quindi diciamo che sono diverse. Oddio, non saprei. Facciamo gli airbag, non che ci servano. Secondo me possiamo andare su quello che ci serve più a noi, perché non... Però, vabbè. Quantificatore un po'... Cazzo. Hai visto? Don't act so surprised. Perché sorpreso? Ma non è... Meet me back at the canteen. This could be the start of something beautiful. Ok, quindi adesso ci ha detto che possiamo sbloccare anche i mulini nella zona. Perfetto. E... vabbè, che poi dovremmo trovare qua in giro. La tipa sta qua sotto. Quindi abbiamo sbloccato i teletrasporti per quella metropolitana e questa. Vabbè, che comunque è una bella... lo sbattimento, anche perché non so... Questa dovrebbe essere la zona quella chimicamente radioattiva? Non lo so, in realtà, perché effettivamente noi siamo passati tramite la metropolitana. Quindi onestamente non saprei se è quella o meno. Ora, qualora io... No, è un miracolo, sono stato io, signore, stai calma. Sì. Piano piano. Attenzione. Cadino, così. Aspetta un po' che questo ci stiamo. Ok. Ah, cioè, orca della puttana di tua madre. Questo è una grandissima bagasciona. Tu lo sai? No, devi stare proprio calmo, te spacco qualcosa dalla sedia in testa. Stronzo. Dopodiché. Perfetto, allora facciamo una cosa. Armi ne abbiamo veramente tante, quindi facciamo che questa te la lascio, che è un po' scassata. Poi abbiamo della roba prepotente. Queste qua sono molto prepotenti, porca troia, 49 di danno. Però come detto, il fatto che si spaccano ste cazzo di armi e mi triggerà troppo come cosa. Cioè, no? Mi dà molto fastidio come cosa. Mettimi... Oddio, effettivamente mettercene pure qualcuno un po' più prepotente non è mica male come cosa. Anche se forse converrebbe tenerla per altre situazioni. Però mettiamo questa a due mani. E fatto questo... salgo qui. Vabbè, mi faccio un po' di stradina. Allora, ci stiamo avvicinando in zona. Sì, direi di sì. Ok, un attimo. Con stile, scendiamo qua. Piacere, occhio. Allora, aspetta che qua c'è anche un... Scusa, vediamo un pochino cosa possiamo anche acquistare. Ho venduto un po' di armi randomiche da lanciare. Allora, prima di tutto potenzia. Che mi puoi potenziare? Il parapendio? Si fa atterrare, aumenta la manovrabilità e la portata. Inoltre aggiunge l'abilità di aumentare l'altezza in volo. Tecnologia militare. No, lo facciamo il parapendio. Ok, poi mi puoi potenziare anche... Scusa, perché? Ne vuole 15 e ce n'ho uno?
Trofeo infetto, non comune, niente. Vediamo comunque se ha dei bonus. Di bonus ne ho. Allora, bilancia la tua arma aumentando i danni. Questo già l'avevamo trovato in realtà. Vabbè, sblocchiamolo. Sti cazzi, tanto comunque soldi ne abbiamo. Applica l'effetto sanguinamento. Applica l'effetto tossico, congelamento, fuoco e tossico. Questo nel corpo e questo all'estremità. Secondo me il congelamento non è male. Costa 2,50. Che magari ce li rallenta pure. E anche il fuoco. Poi possiamo sbloccare anche frecce infuocate. Frecce tossiche e frecce infette. Frecce infette sugli infetti. Le sblocco perché... Ma pure queste, dai, le frecce tutte le sblocchiamo, poi vediamo. Poi. Barro B, lama infetta, granata fai da te. Che non sarebbe neanche male. Ok. Va bene, quindi in linea teorica, noi ora... va bene, trofeo infetto unico. Raccolto prima caricatori, demolitori notturni. Quelli rari sono marci, fulmine e banshee. Ok. Quindi creazione possiamo fare. Vabbè, anche queste frecce. Eventualmente, certo, ci vogliono un po' più di risorse. Trofeo infetto non comune addirittura per fare quella. Va bene. Il parapendio penso che l'abbia già potenziato in automatico, immagino, no? Penso di sì. Sì, è già a livello 2, ok. Va bene. Per le armi... Poi vediamo un pochino. Dobbiamo lavorarci, tra virgolette. Magari quelle... Adesso iniziamo a avere qualcosa un po' più prepotente, però mi sta sempre... sulle palpebre il fatto... Dovremmo riuscire a sbloccare anche qualcosa che ci dà un po' più di resistenza, ma al momento ancora non l'abbiamo trovata. Resistenza, durabilità. Have you seen the Luan? Of course. I see her all the time. Oh, wait. You mean like today? Sorry. Got mixed up in all the excitement. Gente rincoglionita da tutte le parti, comunque. Vedo rincoglioniti ovunque. Anzi, li sentiamo. Sorry, have you seen the Luan? Can't you see we're having a conversation? I'm just looking for a friend. Luan? You sure you know what to do if you catch that tiger by the tail? Anyhow, she's probably out in the field somewhere, but you can ask at the bar. Ora incoglioniti o simpaticoni proprio, eh? Vabbè. How you doing, Aiden? Now that we've got the lights, chi è che ci conosce? Ha detto che cosa fa Aiden? No? Signor barista, carissimo. Senta. No, I can find her. She was just here. Così. Still didn't break your neck? Good. Madonna, che c'ha fioriera addosso. It's him. The gajo you were talking about. Daniel. Ciao, cara. I've heard a lot about you. Complimenti per la cintura pronta per fare magari una pizza, patate al forno, non si sa mai. Sì, come mai? So really? So good or bad things? Sapere, eh? Not a idiot, Gajo. Medic have Kyla Van Lupin now tut.
Como? Sarciava verso Wado, Hawawa, Tuticnok, Fu Bakrano, Merak Havatut, Chuvava, Dre Tutar Vuzni. Daniel! Back off, you imbecile! Navachav Weska, Yovsa Outsidero, Wesa Subida. Jesus. Jealous much, Daniel? We were never together, got it? Give it a rest. What are you talking about? That Levant's friends are my friends. Daniel non says credo, però. That to get the power flowing, we have to reactivate the other substations. Mm. Ma sì, dai. Ci possiamo fidare, se no non veniamo mai qua. Tutti che offrono, ma non accettiamo mai. The power plant's on, but the cables couldn't take it. 15 years took a toll. Atrophy muscolare means giuite. Untrained muscles wither. Come on, Frank's room is over there. Let's figure out why Waltz turned it on in the first place. Good talk, Gajo. Better watch your back. A tutti che ci vogliono. Oh, devi stare calmino, che comunque ti spezzo le mani. Vado un attimo sopra, do un'occhiata di uno al localino, poi arrivo, vedi? Che comunque c'è roba da raccattare. E c'è anche lì qualcosa da raccattare, ma credo sia fuori. Anche perché noi in questi locali qua al chiuso non possiamo né saltare né far molto, quindi ci si arriva in un altro modo. Are we going? One thing about Frank. Do you see these people? Anywhere else, they'd be savages at each other's throats, but not here. Quello sta attaccato a gola da dietro. They stay calm, cool, and collected, cause of Frank. They respect him because he was a night runner. Everyone here owes him something, including me. If it wasn't for Frank, I wouldn't be here. And where would you be? In a dark zone as a biter, or in some den high and about to get higher. Frank will help us. You can rely on him too. Trust me. Ready? Let's go. I know. Oh. Frank! They slaughtered us. One by one like fucking rabbits. Frank? Frank, it's me. Ma wake up! You? Mi viene quando dicono it's what me. What the fuck you doing here? Interrupting my conversation with... Ravik's been dead for years, Frank. Pull yourself together. You got a visitor. And who's that? Queen of fucking England? I gotta act all Danny now? This is Aiden. He has the GRE access key. Waltz used it to turn on the electricity in town. Working GRE key? You're full of shit. Show it to him. Where'd you get it? From one of Waltz's men. So you want Waltz's men too? Hey, easy, Frank. Aiden is on our side. We think this contains data proving what they did to us in the hospital. So you still believe you'll find out why Waltz fucked up your childhood? Okay, I'll tell you. Ready? Yeah, because he's a fucking psycho. He's fucked in the head. That's your holy grail and Ark of the Covenant all in one, Luan. Happy? Aiden, right? Hey. You and Luan can get the fuck out of my face now. I got more important things in my mind. Simpatico comunque, amico, però. It would have worked if that fucker had showed up at the TV station. You were right, Ravik. Fucking traitor. Without him, we were like kids with slingshots going up against tanks. We're not finished here, Frank. This contains Proviamo. Info on someone I'm looking for too. I need to know how to read it. Anche se non è il momento, credo, però. It's a fucking key, not a diary. You can use it to open doors, start the electricity, but it's useless on its own. You need some place to stick it. And before I tell you where you can stick it, get out. You're giving me a fucking headache. E no, forse è a bottiglia, Ravik, però. You fucking bastard. Why did you come back for this mission? Everything went wrong. So many people. So many wonderful people.
Vabbè, lasciamo perdere, va. Non è il momento, magari avremo un'altra occasione. Waltz turned the power on with this key for the first time in years. And I doubt he did that out of the kindness of his heart. And you don't give a fuck? Frank, get your shit together. You were a legend, fucking commander of the Night Runners. Do you even remember that? Hey, ormai. That Frank is dead, Luan. He died with the others at the TV station. Why the fuck would Waltz turn on the power? Don't ask me. I don't have a clue. But if you're looking for the GRE database, you need to find a terminal to access it. The thing is, I have no idea where one could be. And those who knew are probably long dead. But the good news is we'll probably be dead ourselves soon enough. Eh beh, beh, guarda sempre il lato positivo, cheers. Dai. Now, get the fuck out of my quarters. Fucking drunkard. You hear that? Sì, so cazzi. Fuck, something's happening. Immaginavo. Will you check? I'm right behind you. Oh my god, it's not possible! To all units, renegades are in the central loop. I repeat, renegades are in the center. They're surrounding the fisheye. Comunque stanno... Can anyone hear me? Vabbè, pacificatori, stanno pure al bar. Come out! Come out! Or we'll burn the fucking dock! Ci pensiamo noi? Hey! One got away! It's some survivor! Ho messo qualche arma un po' più prepotente. Non ti preoccupare, ci penso io, Giovanni. Ah no, cioè vabbè, li volevo dare una batita, no. Levati dal... Grazios. Merda. Era un cazzo. Occhio, c'ha le frecce questo, eh. Fa sfreccia. Merda. Aspetta un attimo. L'altro lato, vabbè, poi ritorno qua, eh. Si attiva il cannone sul tetto, vediamo. Ci arrivo da qua, col cazzo. O col parapendio. Cristo santissimo. No, non ce la fa neanche. Scendi. Mi ha bloccato come un coglione. Mannaggia la puttana. Cazzo di casino. Il tasto per il parapendio comunque è una merda quello là, eh. Ah vabbè, comunque dovremmo far così. Vabbè, è uguale. Aia, cazzo. Aia. Cosa sta? A posto. Well, that was close. Aiden, more renegades on the lower level. E a livello della torre lì. Scia la puttana. Sono veramente pessimo. Aia. Quest'arma non è male, eh. Bella barilata dei legni studenti. Ma solo io sto a fare cose o sbaglio? Aspetta. Oh, cazzo, un attimo, perché...
Che cazzo c'è prima? Là? Ah, ok. Bravi tutti! Dove sta? Aspetta, prima devo eliminare il altro questo, se no... Guarda. Guarda sto figlio di puttana con l'acqua. Guarda, 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 guarda. Levati, Giovano. Attenti che si scivola. Ancora. Non c'è il perché. Ah, c'è il pertugio. Senza indugio. Allora, aspetta che mi curo un attimo. Stiamo morendo male. Ok, molla, come ci arrivo? Da qua sopra? Credo di sì. Proviamo. E qua ci voleva quello per fare il salto contro la paretina. Occhio che escono altri. Ah, ho finito. Aspetta. Questi qua che ci hanno mandato non sono così tosti, però mi fanno perdere tempo. Carotto, figlio di gnotta. Ok. Vabbè, mi dai 30 secondi però. E che siamo sportiveggianti però. Oh. Mamma mia, i pro. Guarda, fa qualcosa, che cazzo mi dici, guarda. Everyone all right? Check who needs help and bring in some medics. And make sure there's no more of those fucking renegades in the area. Yes, commander. You all right, boy? Jackman. Piacere. You all right? I saw you fight. What's your name? Aiden. If it weren't for you, a lot more would be dead. Hai visto che agilità, tra l'altro. Come on, boys. Search the area. Sir, I have a question. We're looking for a GRE database. Most GRE equipment has been dead for years. What do you need this database for? With your knowledge of the city, you know GRE places inside out. Aiden and I need to find this database. Will you help us? Luan, he's your friend. Aiden? You could say that. I've never heard of you, Aiden. Where are you from? Non lo sappiamo. Menti, la città è grande, è facile non notare qualcuno. Verità, verità. I came from outside the walls. So you've seen a lot. You probably came through old Villador too, right? All right. What do you want to know? A lot has been going on there lately. We lost our commander, and the Bazarians tried to cut off our power source. They say most of our people have been killed, either by the infected or by those from the bazaar. I also lost contact with the new commander, Aitor, and his unit. Okay, quindi questo. Know anything about them? Sì, lo sappiamo. We found Waltz, but he overpowered us and escaped. What? Where? In the tunnels near the car plant.
Alt's decimated Ader's squad. I barely managed to escape. I shouldn't have left them like this. We need to find out what's going on there. As for the GRE equipment you're asking about, you can ask Lieutenant Rowe. If something's working, he'll know about it. Lately, he and his unit have been securing the Culver Island and New Dawn Park areas. But because of the Butcher's raid, we had to go radio silent. So you have to look for him yourselves. If you find him, give him these. What are they? Orders for him and the other units. Move it, boys. Let's go. Come outside. Let's talk. Ok, ok. Allora. Un posto da chiamare casa, un po' di esperienza abbiamo fatta, una curata ce la diamo. Maestro di Orione progetto, vediamo anche pure quello. E abbiamo sbloccato a livello di parkour, quindi. Il fatto è che... cioè, io comunque non mi ricordo poi... Sì, questo ci serve, In realtà anche a questo, cioè ce ne sono tanti che ci servono, però poi te devi ricordare tutto. Questo pure ancora non lo proviamo mai. Comunque, ragazzuoli, io direi a questo punto di salutarci qui con questo episodio. Siamo andati anche un po' per le lunghe. Oddio, per le lunghe. In realtà saranno tutti così gli episodi, quindi va bene. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Seguitemi anche sull'altro sito per le live, sul secondo canale, Instagram, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo alla prossima con Dying Light. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.